stato archiviato al 2009, un anno turbolento ed imprevedibile, ma certo che il 2010 in casa Fiat parte ancora in modo, se vogliamo dire, difficile, e che nonostante la congiuntura economica certo non positiva, ha visto crescere le vendite del gruppo sia in Italia che in Europa. Uno degli ultimi lanci è stato dedicato al nuovo Doblò, vero e proprio veicolo family space progettato per rispondere alle richieste di chi cerca un mezzo spazioso e confortevole. Il nuovo Doblò mantiene in pratica solo il nome del precedente modello, venduto in oltre 1 milione di unità. Realizzato partendo da un inedito pianale, il nuovo arrivato si distingue infatti per la linea decisamente più moderna ed armoniosa, per le accresciute dimensioni che si traducono in una migliore abitabilità e per l'adozione di motorizzazioni più potenti e allo stesso tempo con emissioni e consumi più contenuti. Grintoso il frontale con lo scudo centrale di paracolpi perfettamente integrati con il paraurti, si sposano con una linea laterale molto fluida e con una zona posteriore caratterizzata dall'originale portellone che integra un lunotto in cristallo di grandi dimensioni. Totalmente rinnovato l'abitacolo, il cui accesso ai sedili posteriori è facilitato dalle porte scorrevoli laterali. Punta tutto su praticità e funzionalità. 7 sono i posti disponibili e tanti i vani porta oggetti che soddisfano i bisogni di chi fa del Doblò un'auto da vivere in compagnia. 4 sono le proposte dei propulsori: un benzina multi-air di 1400 cm cubici 95 cavalli e 3 turbodiesel multijet di seconda generazione ad iniezione diretta common rail, 1300, 1600 e 2 litri, in grado di sviluppare rispettivamente 90, 105 e 135 cavalli. Accoppiati questi a cambi manuali a 5 o 6 rapporti, tutti i propulsori sono dotati di dispositivo start and stop e ad eccezione del 1300 multijet sono omologati Euro 5. Disponibile in 3 diversi allestimenti, Active, Dynamic and Emotion, il nuovo Fiat Doblò non è solo molto più confortevole del precedente modello, grazie ad una più efficace insonorizzazione del propulsore, ma si avvantaggia anche dell'adozione di sospensioni posteriori a ruote indipendenti che migliorano sia la guida che la tenuta di strada. Il nuovo Doblò è completamente nuovo, della versione precedente non abbiamo mantenuto praticamente nulla, scocca, sospensioni, motori sono completamente nuovi. Abbiamo però mantenuto il nome perché è un bel patrimonio di clienti, infatti abbiamo venduto della versione precedente 1 milione di unità e quindi era importante tenere il nome perché ha posizionato molto bene la vettura. I motori sono altamente ecologici e tecnologici, abbiamo il nuovo multijet di seconda generazione che consuma di meno ma ha circa un 10% di potenza in più rispetto alla precedente e anche l'unica multispazio oggi presente sul mercato italiano a beneficiare degli incentivi alla rottamazione, almeno finché ci saranno. Infatti abbiamo dato la possibilità ai clienti italiani di già ordinare il veicolo anche se le consegne avverranno nel mese di gennaio e di febbraio. È una vettura nei nostri intenti che dovrebbe posizionarsi per le famiglie, per le nuove famiglie, per le famiglie moderne europee. Infatti mette un po' insieme tutte le caratteristiche di una monovolume, di una multispazio, anche di una station wagon, offrendo però molti più bagagli, molto più spazio per i bagagli rispetto a una station wagon, molto più comfort e molta più sicurezza di una tradizionale multispazio. Insomma, un veicolo nuovo per le famiglie europee o per le piccole comunità che abbatte un po' i confini dei tradizionali segmenti che siamo abituati a vedere fino ad oggi.